Mi sentite, sì. Tanto vorrei ringraziare ovviamente la Michael Inieti per l'invito, e poi ho avuto il piacere inaspettato di vedere il professor Zenin, che non vedo da qualche anno. Io vi ho preparato una chiacchierata, non pensate che sia una cosa molto formale, quindi interrompetemi pure quando volete, non ci sono problemi. Vi porto come schema due realtà, una italiana, l'ultima, e poi delle realtà americane, partendo da qualcosa che chi lavora in pronto soccorso conosce bene, che è i problemi della medicina d'urgenza. Questi sono giornali e notizie americane di qualche anno fa, ma la situazione non è cambiata dal 2010-2011 a ora, cioè ci sono pazienti che aspettano anche 8 ore. Questa era una notizia sulla ABC americana, che fece scalpore. Da altre parti italiane non ci fa molto scalpore, ma per dire che non siamo solo noi a avere questi problemi. Sono state, diciamo, il 69% degli ospedali urbani negli Stati Uniti lavorano sistematicamente oltre la loro capacità per cui sono stati costruiti. Questo è un dato che abbiamo. E diciamo, tutti dicono bisogna in qualche modo trovare una soluzione, che però nel mondo non mi risulta che nessuno abbia trovato la soluzione. Questi sono dati, cioè sono frasi di tipo, diciamo, europeo, perché sapete che mentre americani, questo è il solito vantaggio, hanno dei numeri. Se andiamo a cercare dei numeri europei non ce li abbiamo, nemmeno italiani, non so se avete notato. L'Agenas dà 22 milioni di accessi al pronto soccorso nel 2011, il Ministero della Salute 12 milioni. Cioè, le due strutture italiane danno uno il doppio dell'altro. Teoria dovrebbero essere la stessa voce, quindi già non si riesce nemmeno a capire questo. Però vedete che questi francesi, diceva, loro hanno normalmente dalle 15 alle 25 persone nel corridoio, talvolta 35, e l'altro dice per essere un urgentista bisogna essere o folli o molto appassionati. Attualmente, dice, ho 0 candidati che vogliono fare la medicina d'urgenza. Quindi diciamo, siamo in buona compagnia o in cattiva compagnia quando diciamo queste cose. Questa è una lista che non è che ve l'ho portata perché sia letta, ma proprio per dare l'idea del numero. Sono tutte le definizioni di overcrowding che sono uscite in letteratura. Cioè, quando si parla di sovraffollamento, ognuno lo misura come vuole. Si va da delle definizioni estremamente complesse, se volete, cioè pazienti che aspettano più di 90 minuti con i letti completi da più di 6 ore, con più del 30%, cioè formule molto complesse, a quelle molto semplici: abbiamo troppi pazienti per quanti ne possiamo trattare. Che poi alla fine è, diciamo, quello che chi lavora al pronto soccorso usa come metro per dire siamo in overcrowding. Non ci si fa più, d'accordo? E direi più o meno l'idea che abbiamo a volte del pronto soccorso o della sala d'attesa è questa qui, e se volete il lavoro nostro potrebbe essere visto effettivamente in questo modo, cioè tanta confusione fuori, in qualche modo vengono mandati dentro pazienti così un po' a blocchi. Ovviamente ci sono i media che controllano sempre e l'avvoltoio che è sempre pronto. Allora, se questa è la situazione, diciamo, come ne usciamo, o perlomeno come tentiamo di uscirne? Vi faccio una piccola premessa, poi vi faccio vedere i primi esempi che secondo me, almeno nella mia esperienza, mi hanno cambiato un po' la visione del pronto soccorso. La premessa è che il pronto soccorso può essere in qualche modo schematizzato dal punto di vista industriale in un input che sapete bene non è molto gestibile,
un output che anche quello a volte non è altrettanto facilmente gestibile, nel senso l'ospedale dietro è quello che è, e quello che facciamo noi dentro, che è invece sotto di noi. Quindi, diciamo, grossolanamente questo semplicissimo, diciamo, meccanismo o schema lo ritroveremo poi durante la presentazione. Un'altra premessa ci abbiamo qui il professor Zanin. Tutti noi sappiamo che queste sono le proiezioni, non tanto a questo punto proiezioni al 2050, perché siamo a domani, fra poco, che la popolazione, questi sono dati degli Stati Uniti, ma da noi sarebbe uguale o peggio, certamente avete pochi giovani e sempre più anziani. Vi ho portato questi, gli accessi al pronto soccorso aumentano, dati del Nord America, vedete, c'è perlomeno un incremento dell'1,5% l'anno, non ci sono dati europei, ma a parte l'ultimo anno c'è stato un leggero calo, in linea generale negli ultimi anni c'è stato un aumento in tutti i pronto soccorsi. Vi ho portato poi questo articolo del 2011 sul New England Journal of Medicine, che non so se avete letto al suo tempo, è un editoriale, dove riportano le conclusioni di una survey che avevano fatto chiedendo a chi lavora in ospedale e anche alla popolazione come mai la gente va in pronto soccorso. Cioè, ammesso che sì, sono più belli, però arriva più gente, esperienza di tutto il mondo. Come mai? E la risposta più frequente che hanno dato era, scusate, la impossibilità per i pazienti di trovare un medico nel weekend, durante le notti, durante le feste, sia per situazioni di emergenza o urgenza, sia per trovare per avere un appuntamento. E l'idea del pubblico è che comunque se va in ospedale, lì, al pronto soccorso, una risposta la troverà. D'accordo? Credo che in questa frase, poi ce n'erano altre, vedete sotto, ma credo che ci possiamo tutti quanti riconoscere. D'accordo? Il problema è che alla fine di questo editoriale c'era questa nota che diceva che la fotocopia di questo articolo pubblicato nel 1958 su New England. Cioè nel 1958 all'incremento di afflusso nei pronto soccorsi era stata data questa risposta. Allora diceva il titolo 50 anni dopo, se 50 anni dopo i medici d'emergenza si lamentano degli stessi problemi che c'erano 50 anni prima, forse allora ritengono loro la soluzione, perché tra 50 anni se lo siamo alzati un punto. E quindi vi porto i primi due esempi. Questo è Boston, per chi diciamo la conosce, qua c'è l'Harvard University, e questi sono due ospedali dell'Harvard, questo è il Brigham e Women Hospital e questo è il Beth Israel. Sono due ospedali, perché ve li porto questi due? Ve li porto perché ci ho lavorato un po' e vedete la distanza è di qualche centinaio di metri dai due. D'accordo? Vi dico dopo poi il perché. Allora, il primo è il Beth Israel, un ospedale nuovo, rifatto da moltissimi anni. Vedete, ha più o meno 55.000 accessi l'anno. Un tasso di ricovero del 40% perché è un ospedale hub, quindi loro hanno altri tre ospedali più piccoli nella periferia di Boston dove ottengono gli specializzanti anche qui, ma anche negli altri ospedali ovviamente sapete il sistema americano è privatistico, per cui se hanno da centralizzare, centralizzano a casa loro, perché la fattura poi le mettono loro, quindi diciamo hanno un tasso di ricovero ovviamente abbastanza alto. Questa è dove arriva l'elicottero, qui c'è l'ascensore che entra direttamente nel pronto soccorso. Queste sono immagini non date da loro, queste poi lo vedrete alla fine durante. Tre anni fa io obbligai i miei medici a turno e la mia caposala ad andare in una settimana a turno. Queste sono le foto che ho fatto fare a loro. Questa è la sala di attesa in un normale giorno di lavoro. E non è il male. Mi sembra che ci si possa stare. Questo è il triage, questo è per quelli che arrivano, che dietro c'è diciamo la sala di attesa, se arriva uno camminando diciamo c'è il triage, la parte diciamo di accettazione.
Poi c'è il triage vero e proprio con due postazioni per i pazienti, diciamo, che camminano, e uno per le ambulanze, che ora vi faccio vedere. Queste sono le due postazioni, riconoscete, questa è la vetrata, dove vengono presi i parametri vitali, viene inquadrato il paziente e viene deciso dagli infermieri, diciamo, il triage come lo conosciamo. Questo invece è il triage da cui entrano le ambulanze, e la prima differenza, questa già ve lo dice, questo è il computer di quello del tecnico dell'ambulanza che sta scaricando la cartella sul sistema dell'ospedale. Il wifi viene scaricata la cartella elettronica dall'ambulanza. Sapete, sulle ambulanze americane, per qualcuno penso sia notorio, per altri forse no, non ci sono medici, d'accordo? C'è personale detto paramedico. Poi c'è un'area di pronto soccorso. Richard Wolff se l'è costruita in questo modo, è un modello a cipolla, come si dice, cioè c'è il core centrale dove c'è la parte, diciamo, dei pazienti che stanno peggio, poi c'è l'osservazione della bassa intensità nella fetta, diciamo, più esterna, e questa è la zona della sala rossa e la decontaminazione, in modo che le ambulanze entrano direttamente qui e c'è la sala rossa e invece gli altri pazienti vengono rivisti. Questa è la radiologia. Questo è il bancone centrale a quel core, in cui ci sono medici e infermieri. Questo, se volete, se ne può parlare. Un altro problema delle cartelle elettroniche, non so, voi vi avete cartella elettronica? Di pronto soccorso no. Perché sapete, con la cartella elettronica ora non ci si parla più tra medici e infermieri, nel senso, medico è magari a 10 metri di distanza, scrive sul computer, l'altro le arriva, e si stanno creando dei grossi problemi. Quindi hanno obbligato a avere medici e infermieri i computer uno di fronte all'altro, in modo che la gente sia costretta a guardarsi negli occhi anche e non solo a trovarsi al fine inizio turno. Questo è il core che vi dicevo, dove ci sono tutte le postazioni, e queste sono, diciamo, la parte interna dell'anello dove ci sono le stanze singole. D'accordo? Vabbè, se volete un po' di dati, loro hanno per quel tipo di pazienti, quindi 55.000 accessi l'anno, più o meno 20 box, 4 box più 1 per la zona rossa, e poi in quella bassa priorità 14 box visita, incluse, diciamo, la parte psichiatrica, da due box in cui si può, diciamo, isolare tutto, chiuse, diciamo, protette. Poi c'hanno quello per i gessi, perché sapete, il modello americano, il medico dell'emergenza deve fare i gessi, fondo dell'occhio, fare la parte oculistica e tutto, quindi ci sono varie stanze. E poi c'è l'area di osservazione, o come si chiama ora, clinical decision unit, cioè non è che si sta lì a osservare, ma è dove si prendono le decisioni. Un concetto, direi, importante. Questa è una, come vedete, ho fatto noi le foto, quindi non è che l'abbiamo, questa è uscita appena un paziente, si è approfittato per fare una foto. Questa è uno dei tanti cubicoli, se volete, in cui stanno i pazienti. Questo è un esempio di come vengono informati, del fatto che anche lì c'è da aspettare, non è che se vuoi un MRI ce l'hai in due minuti, non credo da voi, ma noi ci vuole un bel po' per averla, prima per litigare per averla e poi per averla. Questa è la shock room, molto simile alle nostre. Poi ogni paese ha le sue, ogni posto ha le sue, diciamo, caratteristiche. Vedete, ecco, loro hanno questo sistema che è molto diffuso, di questi tre pezzi di legno, che sono tre pezzi di legno, tre gambe di tavolino, che servono perché al momento in cui arriva il trauma viene messa sopra l'asse spinale e sotto ci sono già le lasse, viene scattato automaticamente il torace, il bacino, e non hai da spostare il paziente, devi tirare l'asse, ce l'hai già a posto, diciamo, essendo digitali c'è immediatamente la lastra lì. Questo è uno dei miei medici, che ovviamente era molto contento di essere lì, lo vedete accanto all'eco, è 1,90 m, quindi non è che la stanza era piccola. Queste sono piccole cose, volete, questi sono due orologi, questo è l'orologio dell'ora e questo è quando si apre la porta della stanza rossa, parte il cronometro. E partono anche le telecamere normalmente, perché si registra quello che si fa in stanza rossa.
La clinica in decision unit, ve l'avevo detto, può stare al massimo 24 ore, quindi più o meno credo la situazione che avete anche voi. Questa è una televisione che c'è nel reparto, che è, diciamo, il resoconto di quello che sta succedendo, nel senso qui avete il posto occupato, il nome accanto, ma l'iniziale ovviamente del nome e l'età, la ragione per cui è entrato, se ci sono esami radiologici o di laboratorio inviati, se sono arrivate risposte oppure no. I tre nomi sono il nome dell'attending, cioè del medico di turno, dello specializzando che ha in carico quel paziente e dell'infermiera che ha in carico quel paziente. Questi sono i tre nomi che trovate accanto e poi eventualmente, se è stato richiesto il letto, se il letto è disponibile, da quanto tempo eventualmente il paziente è in attesa del letto. Diciamo, quindi di fronte a questo tabellone avete tutto quanto il pronto soccorso in tempo reale. Questi sono un po' per darvi l'idea gli orari, quindi avete visto il numero di pazienti che arrivano, loro fanno turni appunto di 8 ore e c'è in turno uno strutturato, tre specializzandi del primo, secondo e terzo anno e due specializzandi di medicina interna. Questo è, diciamo, di strutturati ce ne sono, che gestisce tutto quanto. Dalle 14 alle 20 c'è un altro strutturato, un altro del secondo anno, perché dopo vedrete c'è il picco che, come sapete, sono tutti pronto soccorso, la mattina c'è poca gente, poi diciamo dalle 11 in poi si sveglia e quindi arriva uno in più in turno. Nell'area a bassa intensità c'è uno strutturato e due specializzati del primo anno. Coprono fino alle 22 la notte, chi è di notte fa anche, copre la bassa intensità, che è l'anello, diciamo, più esterno. Vabbè, hanno la cartella computerizzata, hanno ancora loro ricerca persone perché fanno prima, devo dire, a parte per tradizione, hanno cominciato prima, ma è molto più rapido per quanto riguarda le chiamate su certe condizioni particolari, non so, tipo il trauma, tipicamente. C'è uno schema preciso quando viene chiamato il trauma, normalmente loro lo dividono lì al briga, ma anche da altre parti, tra trauma minore e trauma maggiore, può essere giusto o sbagliato, nel senso che può arrivare anche la chiamata e poi non è quella, però diciamo la differenza tra i due è che nel trauma minore lo gestiscono loro totalmente, cioè in terra accanto alla stanza rossa, non c'ho la foto, ci sono dei cerchi intorno al letto dove ognuno ha la sua posizione. Per cui diciamo normalmente ci sono i due specializzandi che sono quelli che si devono occupare poi dei drenaggi toracici, uno di qua, uno di là, c'è il team leader e c'è una linea. Quando è un trauma maggiore viene giù anche il chirurgo, che è uno specializzando di chirurgia, ma insomma il chirurgo deve essere presente. Sapete, nei pronto soccorso americano, diciamo, a parte l'anestesista, che non è previsto che arrivi in pronto soccorso, cioè non troverete mai un anestesista al pronto soccorso, perché non c'è nulla che possa fare lui e non può fare il medico d'emergenza. Gli altri sono su consulenza, l'unico è il chirurgo, effettivamente sul trauma maggiore, perché l'unica cosa che noi non possiamo fare, se dobbiamo avere una pancia d'urgenza, non siamo in grado di farla. E quindi diciamo il chirurgo arriva prima. Con questo sistema del VIPER non hanno due bottoni, per cui pigiando uno dei due bottoni chiama automaticamente tutti quanti. Risparmi, diciamo, la rapidità di chiamata. Gli infermieri, come vedete, non sono pochi. Tutti con orari più strani, non ve l'ho scritto volutamente perché ognuno entra e esce in base a problemi familiari, organizzazione, il posto, insomma, non è semplice. C'è un problema anche, se volete, economico del perché di questo. Se volete poi se ne può parlare. Loro considerano che ci vuole almeno 6 mesi per avere un infermiere da 20 in 30 che sia addestrato a essere autonomo nel pronto soccorso. E la figura strategica di tutto questo ambaradan è il supervisor, che è un infermiere, che è quello che
diciamo, il sergente di turno che va dietro ai dottori e gli dice: perché questo è aperto da un'ora, non l'hai ancora chiuso, non c'è, e o viceversa è quello che, se è stato chiesto i letti nelle parti e il paziente è ancora lì, va al telefono e cerca di capire come mai il paziente è ancora lì. Quindi, diciamo, dà una mano, ma è anche il controllore reale del processo. Questo è il primo esempio. Quindi, se volete, ci possiamo anche fermare un attimo. L'idea per il volontario è un ospedale, un pronto soccorso tradizionale, nel senso, con un triage, una zona stanza rossa, le stanze a più bassa priorità, un'osservazione, no? Come le conosciamo, d'accordo? Che però non funziona male, se avete visto l'ambiente generale, d'accordo? Qualche loro hanno momenti di crisi, come tutti. Io, quando sono qui una volta, ero partecipo quando c'è stata una diversion, sapete, il sistema americano, che quando superi la situazione, diciamo, di accoglimento, tu puoi chiedere 2 ore di stop del pronto soccorso, che vuol dire per 2 ore le ambulanze non arrivano più. Chiaramente arrivano quelli a piedi, non li puoi fermare, ma le ambulanze per 2 ore viene dichiarata diversion, cioè vengono dirottate su un altro ospedale. Questo viene segnalato alla, diciamo, al sistema di controllo non federale ma statale, quindi cerchi di non farlo, perché un ospedale va in diverso spesso, poi vanno a vedere come mai, però insomma succede. Poi è un sistema a cascata, perché chiaramente spesso quando fai il diverso lo fai per 2 ore, gli altri vanno agli altri posti, fanno diverso anche per gli altri. Se tutti dichiarano diverso, vengono tutti per legge riaperti, perché da qualche parte deve essere mandato. Quindi questo, diciamo, credo avervi dato un esempio, secondo me, di un ospedale che funziona decorosamente con un modello molto tradizionale. Allora, domande? Possiamo fare un... Sì. La mia prima domanda, ho visto la piantina, no? Cioè, ci puoi dare un'idea della superficie che occupa questo? E non dico in metri quadri, perché, ma rispetto ad esempio al resto dell'ospedale, cioè è un decimo, perché l'impressione, io conosco quell'ospedale, è grande, ma non è grandissimo. No, non è. Ecco, il pronto soccorso è piuttosto grande. Quindi non trovi che una prima differenza è proprio quella che lo spazio di superficie, sì, il pronto soccorso americano o comunque di Boston è 3 volte di uno nostro? Forse sì. Questo significa anche che l'importanza di mirare a questa attività è maggiore di quella che non viene data da noi, come esempio, come idea. Non so, è così, ho l'impressione. Allora, certamente sono più, hanno a disposizione spazi maggiori del nostro. La cosa, diciamo, è positiva. Anche se negli ultimi 10 anni, non ho portato dati anche su questo, perché sennò poi diventava, se volete, poi però li possiamo così accennare. Anche se negli ultimi 10 anni l'idea della struttura del pronto soccorso sta cambiando anche negli Stati Uniti, perché c'è stata una tendenza, questo è già di una decina d'anni ormai, ma negli ultimi 10 anni specialmente, partendo da queste idee, sono cresciuti sempre di più i pronto soccorso. Se voi andate a vedere i pronto soccorsi costruiti 3 o 4 anni fa negli Stati Uniti, hanno fatto spazi molto grandi. Intanto c'è una premessa, sapete, nel pronto soccorso statunitense i pazienti vanno con i parenti, cioè non c'è il limite di parenti, nemmeno nella stanza rossa, d'accordo? Anzi, i parenti vengono chiamati per fare le procedure, cioè, se devi far divertire uno, chiedi se il parente può venire, diciamo, è l'opposto nostro, diciamo. Per molte realtà italiane, il lavoro per farlo, però diciamo quindi la stanza ovviamente deve pensare che ci deve stare almeno 1 o 2 parenti dentro fisso. In questa idea di privacy, in questa idea, diciamo, le cose, i pronto soccorso sono cresciuti molto, tanto che alcuni hanno fatto negli ultimi 3 o 4 anni delle stanze col bagno e tutto. Li stanno buttando giù, perché la gente non ci può stare, non sta nei corridoi. Perché dice, nella stanza se mi sento male nessuno mi vede. Quindi hanno le stanze vuote, tendo a...
ne hanno fatto uno in California e stanno ora rifacendolo, perché la gente ha detto no, io voglio stare in corridoio dove passa il dottore e gli infermieri. Cioè, ma la cara non ne frega nulla, non hanno avuto una discussione sulla cosa, sì? E quindi ora stanno buttando via le stanze, rimettendo le stanze aperte. Quindi anche su questo, l'altro problema che abbiamo in alcuni ospedali, che sono fatti molto grandi, ma il personale si finisce le gambe. L'altro problema è che se c'è una stanza in cima, una stanza in fondo, o ci mette un esercito di persone, o diciamo, c'è un problema anche di stare attenti sugli spazi. Però certamente l'idea è che loro hanno degli spazi superiori ai nostri, su questo non c'è dubbio. Vi ho levato alcune diapositive che ci avevo anche, è anche un uso più razionale dello spazio, cioè come sempre poi, parlo sempre del... scusate, non ho spento tutti i cellulari, li spendiamo così si risolve il problema. Dicevo, il discorso anche di avere, diciamo, quindi infermieri sicuramente, però c'è il problema di doverli poi questi spazi in qualche modo gestire, quindi bisogna trovare. Certamente hanno uno spazio maggiore. Questo non c'è dubbio. Dicevo, proprio in corridoio, chi non ha le barelle in corridoio, loro banalmente hanno messo del nastro adesivo, ogni barella c'ha il suo posto, c'ha un numero anche in corridoio, per cui il paziente sai dov'è. Non so la vostra esperienza, da nomi tanto si comincia a chiamare cercando la gente se presta in corridoio. Abbastanza aperto, no, se sono barelle non è un problema. Quindi basta anche poco a volte per risolvere il problema. Però c'è una cosa importante. La cosa che ho visto negli occhi, che in effetti è qualcosa che ho sempre visto anch'io, però non nelle proporzioni che ha fatto vedere tu, no? Perché per un ospedale che fa 60.000, sì, 55.000, ecco, il numero di accessi è più, ad esempio, al nostro ospedale, è probabilmente un terzo del tuo. No, no, Firenze fa 65.000, non fa 65.000, e quindi noi facciamo di noi. Allora, Careggi, se vai a guardare sul sito dell'ospedale, te ne dà 130.000, 140.000, però ci abbiamo l'ortopedia accanto. Però diciamo il nostro diciamo, interno sono 65-65. Quando parliamo di Careggi, ovviamente in Firenze poi c'è altri tre ospedali. Sì, sì. Però quando parliamo di Careggi... E poi c'è il Maia che si occupa. Possiamo dire, insomma... posso sperare, sì, sì, sì. Ma in entrambi i casi quello che colpisce è il rapporto che c'è tra medici e infermieri. Sì. Perché sono il centro infermieri è enorme. Gli infermieri, i medici sono pochi, gli specializzanti, i resident, diciamo così, sono tanti, ma gli infermieri sono esercito. E quello che c'è, e sono un esercito per varie ragioni. Uno, perché c'è una tradizione di rapporto medici-infermieri negli Stati Uniti, come tu sai meglio di me, di questo tipo, perché i medici costano molto caro, gli infermieri costano molto meno, e quindi sapete tutte le figure intermedie, la physician assistant, no? È stata inventata di tutte negli ultimi anni per... Avete presente physician assistant, per esempio? La conoscete come figura? No. Physician assistant sono infermieri che possono prescrivere farmaci. Sono nati in chirurgia e sono quegli infermieri che facevano, che possano fare tutte le visite preoperatorie e tutto il follow-up post-operatorio, più dare gli antidolorifici, gli antibiotici, c'è cioè una serie di farmaci che possano dare. Questo per levare, per esempio, i chirurghi dagli ambulatori e tenere il chirurgo in sala operatoria. Chiaramente gli costa molto meno, gli costa più di un infermiere normale che devono fare un anno in più, quindi lo devono pagare, però gli costa meno di quanto gli costa un chirurgo. E quindi diciamo, hanno creato tante figure intermedie. Da noi non lo abbiamo. Qui, quindi diciamo, il rapporto medici-infermieri loro storicamente lo hanno più alto. Qui c'è anche un altro problema sempre economico, che i medici del Beth Israel non sono dipendenti del Beth Israel. Cioè, i medici del Beth Israel sono una cooperativa privata che ha in gestione il pronto soccorso del Beth Israel. Quindi, in fondo all'anno, quello che si guadagna ci si divide come soci della cooperativa. Meno siamo a dividere, più alta la cosa.
Quindi vuoi fare più ore o si piglia un altro in più? Basta decidere, siamo una società all'ospedale, basta gli funzioni, che l'ospedale gli funzioni il pronto soccorso, a loro diciamo prende una percentuale su quello che fatturi e poi il resto. Gli infermieri sono dipendenti dell'ospedale, quindi hanno lo stesso stipendio indipendentemente da dove lavorano. Allora, siccome notoriamente il lavoro in pronto soccorso è più pesante che del lavoro in un reparto normale, un sistema in qualche modo che hanno per cercare di venire incontro a questo problema è che gli danno, come avete visto, delle libertà di orario, che non vuol dire lavorano meno, lavorano molte più ore di quanto si lavorano comunque anche gli infermieri, però con una flessibilità e una possibilità in qualche modo di sopravvivenza, perché se no, no, quindi in parte diciamo è anche dovuta a questo fatto qui, non so se ho, però c'è proprio un fatto culturale. Sento una cosa, ma allora quanto c'è quello che serve e quanto di quello che conviene? Allora, molto è quello che serve, perché sai, poi a testa di tutto questo c'è, come dice uno degli amministratori del pronto soccorso, Robert, mi dice sempre, avete visto la cartina che ho fatto vedere all'inizio, no? C'è lo stradone e poi c'è l'ospedale che è il Bethesda da una parte e il Brigham dall'altra. E dice lui, sai, io Gabriele Volta arrivai anni fa, c'hanno una stanza dove ci stanno diciamo i paramedici, cioè specialmente l'inverno posto non è molto piacevole. Allora, le ambulanze non è che stanno, non hanno una centrale dove stanno ferme per strada oppure stanno davanti agli ospedali, e hanno una stanza dove c'è il caffè, cose, e tutte le mattine i casi vengono ridiscussi anche con quelli che lavorano sull'ambulanza. L'ISMA, insomma, tutto questo investimento in qualche... Tu mi dici, sai, quando arrivano a quel semaforo lì, cioè, io devo convincere quello che guida l'ambulanza a girare di qua, perché se gira di là mi va al Brigham. Allora, è chiaro che c'è una competizione tra chi ti porta per sé, cioè, e i pazienti stessi, perché 100 metri possono decidere dove andare. Quindi è chiaro che viene strutturato sul fatto che serva e tu dia il miglior, diciamo, prodotto possibile a quelli che sono i tuoi clienti in senso lato, cioè pazienti e le ambulanze. Perché anche l'ambulanza, se lavora tanto sul territorio e tira fuori un paziente, può arrivare lì e diciamo lo vede non gestito bene, una volta dopo dice guarda, ti vuoi da quell'altro, diventa un cliente in qualche modo anche l'ambulanza. È chiaro poi che come tutte le cose statunitensi, dietro c'è un dollaro, cioè i conti devono tornare. Anche questo è un problema interessante, i pronto soccorsi storicamente negli Stati Uniti erano il punto negativo dell'ospedale, cioè costavano e rendevano poco. Negli ultimi anni sono diventati un, diciamo anche loro un settore che fa reddito per l'ospedale. Quindi anche questo è cambiato dal punto di vista della direzione ospedaliera come vede il pronto soccorso, che prima lo vedeva come un punto di spesa e ora lo vede anche come uno dei servizi in realtà, perché poi la cittadinanza vede quello molto spesso come interfaccia, quindi se non funziona quello poi no, è inutile poi avvaliare le grandi specialisti, punta prima la gente, quindi ci tengano ora molto di più. Senti, un'altra cosa, questa cosa è quanta percentuale di accessi viene ricoverata? Allora, lì era una 40%, perché molti dei malati sono i malati che nell'altro ospedale di periferia loro si centralizzano, e quindi quello è già un ricovero, cioè il trauma della notte, tutti i traumi che hanno in periferia, perché poi vengono sparato in piedi nelle periferie così, lo portano a quello più vicino, non lo portano al centro di riferimento perché intanto lo devi stabilizzare. Poi però appena arriva lì, stabilizzato mezz'ora, ripigliano e quello è chiaro, è un paziente che ovviamente non mandi via, quindi loro hanno una percentuale abbastanza alta di ricoveri essendo un centro di riferimento. Per il Massachusetts. Quali specialità ci sono, quali mancano? Mancare nessuna, lo sa, lì ci sono tutte. Come danno tutto? Sì, lo danno tutto. Loro sono anche, diciamo, in più
Greg Sottore, che lavora lì, è il responsabile della protezione civile del Massachusetts. Lui diventò, diciamo, famoso sui giornali per periodi perché furono i primi che arrivarono sotto le Torri Gemelle quando ci fu il problema dell'11 settembre, perché chiusero lo spazio aereo degli Stati Uniti, non poteva volare più nessuno, loro hanno tutto il materiale in un aeroporto militare di Boston, pronto per partire per qualsiasi evenienza. Quel giorno lì non potettero partire perché gli aeroplani erano stati tutti bloccati, quindi loro partirono, lui c'ha la carta di credito del federale, affittò una serie di camion, quindi tutto sul camion, arrivarono per prima a New York, perché insomma era il blocco più grosso che poteva arrivare, diciamo, sotto le torri da un punto di vista sanitario, e lui fu quello che gestì, diciamo, tutta la preparazione iniziale sotto le torri gemelle. Quindi hanno anche questa responsabilità. Secondo ospedale di Boston, 400 metri di distanza da quello che abbiamo visto ora, è un po' più vecchio, avevano problemi anche architettonici. Vabbè, cos'è il triage? Lo sapete, insomma, viene una parola francese e non sto a perdere tempo su questo. Questi sono dati di loro del Brigham, ma credo che ci ritroviamo tutti, sono il numero dei pazienti che arrivano per ora durante la giornata, quindi pochi abbastanza durante la notte, la mattina cominciano, c'è un picco dalle 9, 10 in poi, diciamo, che è abbastanza stabile e poi riscende. Ora più, ora meno, siamo d'accordo, per le colleghe del pronto soccorso, siamo tutti un mondo così, d'accordo? Vi faccio notare la scala, qui la scala arriva a 18, d'accordo? Questi sono i numeri dei pazienti in pronto soccorso. Stessa storia, però siamo 60. Benché ne arrivi 14 l'ora, anche questo credo che non sia una sorpresa, d'accordo? E vedete che la notte, lì siamo a mezzanotte, ce n'è ancora 30. Succede, credo, da voi no, a noi succede, arriva la sera a 35, vedete ancora 35. Però diciamo, questa qui, diciamo, quella che gli americani dicono appunto surf the wave, no? Come fanno i surfisti, cioè l'onda la devi prendere prima, se aspetti l'onda ti passi sopra, ti capovolge. Cioè quei 14 non devono diventare 60, d'accordo? Se voi accumulate, poi dopo arrivate alla mattina alle 5 ci avete ancora la smattina gente del pomeriggio. Quelli sono arrabbiati e voi ci avete un turno notturno incredibile. Questi erano i dati del Brigham. La situazione, qui si parla del 2010-2009, quindi avevano una soddisfazione dei pazienti bassa, c'erano stati delle lamentele anche, diciamo, sui giornali, del dire non si viene qui, si sta ora a aspettare, c'è confusione, insomma, cose normali. Avevano loro internamente un problema di overcrowding e l'ospedale gli aveva chiesto di aumentare il numero di pazienti, cioè quel discorso che da noi è un po' diverso, ma per americano, cioè stavano avendo un numero di pazienti che secondo la direzione dell'ospedale era un po' poca, stavano fatturando un po', quindi dicevano dovete aumentare il numero di attrarre più pazienti. Esatto, noi dicono cerca di non farli venire, loro siccome fatturano per prestazione, più gente arriva e più soldi si fa. Ci sono anche più spese, ma diciamo si lavora di più. Quindi deciso di rivedere un po' la cosa. E poi questa sono le diapositive originali loro, fecero una riflessione, se volete un po' cattiva, e dicevano se il babbo, la mamma, il figlio, un parente stretto del direttore dell'ospedale o del rettore, viene in pronto soccorso, viene triaggiato, allora se non viene triaggiato, professor Zanin, se può permettere di dirlo, vuol dire che il triage non serve al paziente, serve a noi, perché se il paziente a cui teniamo di più non lo triaggiamo, vuol dire che
il valore aggiunto del triage sul paziente non c'è. Quindi vediamo il triage. E come dice Moa, che è il direttore del pronto soccorso del Vega, se tu costruisci una struttura architettonica, nella migliore delle ipotesi funzionerà per quella per cui è stata costruita. Quindi se hai una sala d'aspetto, avrai gente che aspetta. Vediamo la sala d'aspetto. E quindi questa fu l'idea iniziale. Allora, questa era la situazione dell'anno fiscale 2009. Avevano mediamente in tutto una permanenza di 5 ore, che non è nemmeno tragica, un tempo medio di 70 minuti, considerando tutti i codici, di attesa, un 3% circa di persone che se ne andavano perché si erano stufate di aspettare, erano abbastanza bassi sulla patient satisfaction nel rank americano, statunitense, e avevano circa 57.000 accessi che l'ospedale aveva chiesto di incrementare. E allora hanno deciso di fare quello che un po' vi dicevo. Uno, levare la sala di attesa e tutta la zona triage e farla diventare parte del pronto soccorso. Quindi guadagnare dello spazio. Vi ripeto, è un ospedale vecchio e Brigham. Non è che potessero fare grandi cose se non buttare giù un po' di muri. E ripensare quello che facevano. Questa è la parte nuova che hanno, diciamo, allargato, quindi un nuovo ingresso per le ambulanze, insomma hanno fatto un po' di cambiamenti, e questo è stato il lavoro che hanno fatto 2010 di preparazione, 2010-2011 poi sono partiti. Quindi queste sono le idee. La Lean Theory la conoscete? Sì. Hanno usato praticamente, diciamo, questo concetto qui. E quindi, diciamo, hanno fatto cercare di concentrarsi sul paziente, di cercare di ridurre la registrazione e fare tutto al letto del paziente, ovviamente eliminare tutto waiting room e triage, dividere il pronto soccorso in pod, cioè in point of disease o point of diagnostic, come volete, cioè nel senso hanno calcolato che ogni medico poteva gestire intorno ai 12 letti, 12 pazienti, quindi hanno fatto delle aree medici infermieri di blocchi di 12 attivabili a multipli in base alle ore della giornata, ovviamente. Avere sempre un letto vuoto e avere un flow manager che poi è quel supervisore che c'era anche all'altra parte. Quindi, in base alla teoria Lean, hanno analizzato quello che succede, e credo che anche in questo ci possiamo ritrovare, cioè normalmente il paziente arriva, mi ho fatto un check-in, lasciamo stare quelli con l'ambulanza, codice rosso, che chiaramente, diciamo, fanno un'altra storia, aspetta, viene registrato, aspetta, gli viene fatto il triage, aspetta un po', arriva viene chiamato nella stanza di visita, arriva l'infermiera, poi arriva il medico, poi vengono fatte la diagnostica, si aspetta i risultati e poi si decide cosa fare. Normalmente il paziente deve ridire la sua storia almeno 3-5 volte, perché arriva, perché è venuto qui, poi va al triage, cosa c'ha, poi arriva il primo infermiere, poi arriva, normalmente si andrà a vedere, sono 5 storie anche diverse. Cosa? Allora hanno detto, beh, ti racconto anche di o i parenti ne raccontano in sacramento, e hanno ristrutturato il pronto soccorso in questo modo, cioè hanno deciso che le ambulanze sarebbero andate direttamente ovviamente in un letto disponibile, e il paziente che invece camminava veniva fatta una, diciamo, un check visivo molto rapido ovviamente, e mandato nel primo letto libero, cioè immediatamente saltando tutto. Tutti dovevano prendere, tutti indipendentemente dal triage, e poi, diciamo, c'era una valutazione. Si erano lasciati, come vedete, questa parte qui, perché nella fase sperimentale avevano un servitore che a un certo punto, letti non c'era, la gente arrivava, non sapeva dove mettere, quindi avevano fatto un backup.
nei primi mesi l'hanno usato circa un giorno al mese, poi dopo l'hanno tolto perché hanno visto che non c'era bisogno. Chiaramente avevano il terrore di fare una cosa del genere, perché una volta che l'annunci poi sui giornali, dice si leva il triage, la gente può venire e trova subito un letto, non è vero, succede il fine mondo. Quindi hanno fatto, come avete visto, quasi un anno di simulazioni, inizialmente simulazioni molto semplici, hanno preso il pronto soccorso, vedete, hanno preso le scie dei vari giorni, no? Prendiamo un giorno a caso, uno particolarmente terribile, qui ci avete tutti i pazienti, il vario personale, dov'è, con bigliettini attaccati sopra, con post-it, e vedere se alla fine ci si faceva stare dietro a tutto. Quindi in un modo molto, se volete, una simulazione molto semplice, un tabellone e si prova a vedere che succede. Su questo hanno cambiato via via, diciamo, vedete, infermiere, junior resident, attending, physician assistant, cioè mettevano tutti i cartelli, tipo diciamo le battaglia risimulata, e questi sono stati i risultati. Hanno avuto per tutti i pazienti dall'arrivo a entrare a letto una mediana di 8 minuti nei primi 6 mesi, con l'85% dei pazienti visti entro 30 minuti ma con una mediana di 6. Per i pazienti ammessi in ospedale, 6 minuti di mediana per arrivare in stanza, 143 minuti per la richiesta del letto, cioè la decisione di richiedere un bed request, cioè di decidere di essere ricoverato, dopo 143 minuti come mediana, e circa 2 ore per avere poi effettivamente il letto disponibile, cioè dal momento in cui richiedi il letto al momento in cui il paziente effettivamente esce dal pronto soccorso, un'altra 2 ore come mediana. Questi sono invece i pazienti che poi sono stati non ammessi, 9 minuti, cioè un po' di più il tempo per metterli a letto, ovviamente spesso sono anche quelli con meno problemi, quindi lasci stare, il tempo tra decidere, tra il momento in cui arriva nella stanza e il tempo in cui il medico decide di mandarlo via sono 119 minuti, e 19 minuti dal momento in cui decide di mandarlo via, in cui fisicamente gli dà il foglio e dice arrivederci, grazie, se ne vada qui. Ovviamente vedete, il tempo di attesa sono calati ovviamente drammaticamente, è andato quasi a zero il numero di pazienti che andava via senza essere visto, perché nel momento in cui entra deve essere un letto, difficile quello se ne vada, già hai creato, diciamo, la soddisfazione dei pazienti è andata avanti. Allora, vedete, abbiamo due strutture della stessa università, perché tutte e due dell'Harvard, più o meno con lo stesso numero di accessi, a 400 metri di distanza l'una dall'altra, quindi ho gli stessi pazienti, capite che non c'è differenza, che hanno preso due strade, le due di successo, completamente opposte. Uno modello tradizionale ottimizzato e uno un modello per noi a quei tempi non, diciamo, abbastanza innovativo. Vi dico a quei tempi perché i dati del novembre del 2013, il 57% degli ospedali americani, con il soccorso americano, non ha più il triage. Siamo superati il 50%. L'Arabia Saudita lo sta levando, l'ha levato per alcuni posti, il Bahrain e l'Oman l'hanno levato, alcuni ospedali del Cairo non ce l'hanno più, anche se questi qui del Middle East hanno tutti dei problemi, hanno dovuto fare due ingressi separati, uomo donna, quindi c'hanno dei problemi non semplici di gestione, però hanno tutti walk-in senza triage. Alcuni ospedali a Singapore non lo stanno levando, quindi diciamo la cosa, a parte il Canada ovviamente, ma insomma il Canada fa parte degli Stati Uniti, in qualche modo non conta, quindi diciamo è una soluzione che viene adottata da varie persone. Quindi il primo messaggio è da questo qui: non c'è una soluzione a 500-400 metri di distanza, in base a come sono le mura, a com'è la storia, a com'è il personale, a come siamo abituati a lavorare, si possono trovare soluzioni diverse. L'importante è che tutte e due
funzionano. E questi sono i risultati. Questa era la prima parte. Non so se su questa prima parte volete... Vorrei dire, lei ha portato un esempio degli Stati Uniti, dove ovviamente il sistema sanitario è completamente differente dal nostro, il paziente, fra virgolette, un cliente molto più che di noi. E posso dire, in modo così, se un paziente dal nostro pronto soccorso ne va a casa, alla fine forse ci fa anche, fra virgolette, piacere, mentre... negli Stati Uniti probabilmente un paziente è un cliente perso. No, allora, voglio dire, non so se lei ha previsto, una situazione un po' più simile alla nostra, tipo l'Inghilterra, e come è organizzato il pronto soccorso? Come, quali sono i rapporti con questa, queste strutture che lei ha portato? Allora, l'Inghilterra ha fatto un'altra, un'altra decisione, come sapete, quella delle 4 ore, no? Cioè ha fatto una legge per cui se almeno il 95% dei pazienti non esce dal pronto soccorso entro 4 ore, l'ospedale viene chiuso. Inizialmente pensavamo che fosse un disastro, perché si diceva, io mi metto tra quelli che pensavano che fosse un errore fare questa legge, quando è uscito ormai 4-5 anni fa, non tanto perché non ci sarebbero riusciti, il primo anno era 80%, poi l'hanno portato al 90%, nel 95%, gli hanno dato diciamo 3 anni di possibilità di adattarsi, pensavo che ne avrebbero ripagato in percentuale di pazienti che rientrano in ospedale, cioè di readmission entro 2-3 giorni, ma l'idea era che questi qui li devono buttare fuori entro 4, massimo 6 ore per legge, bisogna starci dentro, via, poi qualcuno. Stranamente, dati del National Health Institute inglese, non è peggiorata né la mortalità né il numero dei pazienti che rientrano. E quasi tutti gli ospedali, perché poi se no l'hanno chiusi, sono stati dentro questo. È chiaro che hanno inventato un pochino, anche loro hanno fatto gli italiani, nel senso che hanno creato dei reparti, diciamo, di medicina d'urgenza, per cui dopo 6 ore fanno una SDO e lo infilano in questo reparto e poi dopo magari 12 ore è uscito. Quindi hanno accettato e hanno, diciamo, mantenuto un pochino, ci hanno provato, perché... Però la cosa vincente, che io non mi aspettavo, è stata questa qui, di dire, se non ci riuscite, si chiude l'ospedale. Per cui il problema del pronto soccorso, di averlo libero, non è più stato dimesso, non è più un problema di chi lavora al pronto soccorso, ma è dell'ospedale. Quindi le parti si sono fatte in 4 per portare via pazienti, perché andavano a casa tutti. Non è che avete tu il reparto e dice vabbè, io un giorno letto e non ce l'ho, t'arrangi e te lo terrai giù, no? No, il letto te lo fa in qualche modo, perché se te fa fuori si chiude. Quindi di fatto ha funzionato. Anche lì, probabilmente ha funzionato in Inghilterra, non lo so se in Italia sarebbe altrettanto efficiente. Però diciamo, questa esperienza che io pensavo inizialmente avrebbe dato dei problemi non indifferenti, di fatto è stata in qualche modo assorbita, ripeto, anche con delle scamotaggi, però può capire, sono relativi, insomma il grosso del sistema si è mosso, quindi su questo devo dire che è un'altra esperienza. Poi vi faccio vedere un italiano e così vedete che anche in Italia... No, scusami, non è importante quello che poi c'è dopo l'ospedale, discorso dell'interno, cioè voglio dire la long term care unit, l'ospedalizzazione a domicilio. Allora, tutte queste sono buone idee. Devo dire che l'articolo uscito 2 settimane fa su JAMA ha un po' ridimensionato, perché è uscito un articolo su JAMA, avete letto, sul chronic care model americani, hanno preso 10 contee e per 3 anni hanno seguito tutti i pazienti che noi tipicamente consideriamo del chronic care model, cioè i diabetici, i PCO, gli ipertesi, gli scompensati,
hanno investito una quantità di soldi paurosa perché tutti i medici di famiglia hanno seguito e tutto, non c'è stato nessun risultato. Dopo 3 anni hanno dichiarato, cito sul giallo, sul giallo American Medical Association, hanno deciso che è un modello che fa costa e non rende nulla. Nel senso che non c'è stata una riduzione di un ricovero ospedaliero, di una mortalità. L'unica cosa che è venuta al limite della significatività è stata la progressione dell'insufficienza renale nei diabetici, che non è 0,05, 0 mi sembra 0,60, una cosa del genere, sembra ci sia una tendenza al fatto che se gli stai dietro molto più attentamente vanno un po' meno in insufficienza renale. Però capite che dopo 3 anni di lavoro fatto a tappeto su tutti i pazienti, questa è l'unica cosa che hai, insomma, è un po' dura dire che... Questo significherebbe che noi che ci stiamo orientando verso la famosa casa della salute che dovrebbe organizzare, alla fine in altre situazioni se il risultato è già fallito. Questo non è... Allora, intanto... Voglio dire, intanto non è il nuovo che noi si faccia le cose quando gli altri smettono di farle, no? Normalmente siamo ancora avanti. Normalmente noi siamo anche fermati. Voglio dire, quando gli americani hanno levato i DRG, non si sono messi i DRG, no? Quando l'americano, cioè, non sa, si fa sempre senza tener conto di quello che gli americani avevano detto sui DRG. Esatto. Per cui, insomma, questo non sarebbe una sorpresa. L'altra, questo se vogliamo essere cattivi, se vogliamo essere però un pochino più buoni o diciamo equilibrati, e anche quello che vi ho fatto vedere già questi due modelli, cioè non c'è un modello vincente o un modello perdente, bisogna vedere poi come lo metti in pratica e in che situazione. Quindi può anche darci dei chronic care model che nel sistema americano è stato un fallimento totale, magari fatto meglio, fatto in una realtà italiana diversa, può anche darci che funzioni. Scusa, fallimento dal punto di vista economico? No, meglio, non hanno ridotto un ricovero, non hanno ridotto una mortalità, non hanno ridotto un numero, diciamo, di crisi di scompenso di quel di diabete, cioè niente, medicamente non hanno... Cioè i pazienti prima e dopo sono andati uguali. Cioè i IPCO hanno avuto le reacutizzazioni degli anni prima. Questo è su JAMA di 2 settimane. Ma è una policentrica, no? Sì. No, ma hanno una quantità di pazienti importante, in uno, ma non molto alto. Senti, scusa, adesso mi sembra di capire che lasciamo gli Stati Uniti, andiamo in Italia, no? Sì. Ma prima che andiamo in Italia, cerchiamo di parlare anche un po' di uomini, no? Veramente tutti i donne, perché dovrebbe essere più donne, anche i donne, meglio le donne. Sul professor ci sono d'accordo. Ma parliamo, diciamo così, di medici, cioè, tutti entrambi i modelli sono due modelli di ospedale accademico, sì, tutto, insomma, potrebbe andare bene anche da noi l'università, bene o male ci abbiamo anche noi, detto questo, ma come possiamo spiegare veramente questo rapporto tra medici e residents di questa puntata rispetto a... Com'è possibile che un solo medico strutturato, perché di questo parliamo, possa fare tutta quella roba? Ci hanno dei super specializzanti, ci hanno dei nemboquid, com'è possibile? Questa è una cosa che no, colpisce, no? Sì. Un medico in una situazione di questo... Allora, non hanno dei nemboquid. Io ci ho mandato anche i miei specializzati, per una settimana ci ho mandato i miei dello staff a turno, perché insomma uno che lavora al pronto soccorso da anni, quindi ti mandi lì, poi la medicina è quella, quindi io volevo che capissero come funzionava il sistema, e per tutte le volte lo racconta, uno dice vabbè, chissà cosa ci racconta, poi ci vai e così te lo vedi in persona. È uguale per la causale, perché se no uno, no, quando chiede certe cose, dice ma che racconta questo, no? O fa l'americano questo. Gli specializzati ci sono mandati per un mese, perché invece era bene che... Non è che gli specializzanti nostri fossero più scarsi di loro. Allora, è chiaro che da un punto di vista culturale sono uguali se non meglio. Certamente i nostri hanno molta meno praticità, ma adesso andando all'università a lavorare, cioè lì il giorno in cui tu esci all'università è gente che la mette in reparto, saprà meno dei nostri,
fanno le 10 cose, no, normalmente fanno, se c'è così, bici, cioè molto schematici, a volte anche troppo, però quello schematico te lo fanno, cioè non si discute, capito? Quindi questa è una cosa. Ci stanno delle quantità di ore non indifferenti, cioè lo specializzando, ora è cambiata, sapete, la legge ormai da tanti anni, è cambiata la legge, ma insomma la legge quando io ero negli Stati Uniti, insomma, erano 90-100 ore alla settimana, poi ci fu la legge più di 80 ore non si poteva fare la settimana, ma insomma questi sono più o meno, diciamo, gli orari previsti. Come dice Richard Wolff, se puoi fare la maratona non ti puoi allenare 100 metri al giorno. Se non puoi fare la maratona, nessuno ti obbliga. C'è tante cose, tanti sport da poter fare, ma se vuoi fare il maratoneta, devi fare tanti chilometri al giorno, se no non si impara a fare. Quindi, diciamo, questa è un'altra cosa che trovi, nel senso, ne parlavo l'altro giorno, eravamo al board europeo, con gli inglesi, dice, ma insomma bisogna fare la discussione casi clinici, e così, ma quando la faccio? La mattina alle 6, va benissimo, per carità non ho problema, voglio sapere se non si fa i casi clinici con tutto lo staff la mattina alle 6, quanti delle persone di ruolo, non dico gli specializzanti sono li obbliga, ma quanti delle persone di ruolo vengono la mattina a fare i casolini alle 6, cioè, credo, lo so sapere. Io sono al primo sonno quindi voglio dire, ci sono alcune cose, sai, lì è anche molto codificata la cosa, capito? Quindi non è che fai, cioè non hanno dei supermen, però certamente, come hai visto, c'è uno del primo, del secondo e del terzo, cioè la loro scalatura è molto, anche di formazione, molto precisa, diciamoli anche, via. Diciamo anche un altro pezzo di verità, che il loro salario dei specializzanti è crescente per anno e il chief resident alla fine, magari ce l'avessimo noi quello che prende il chief resident alla fine, il chief resident secondo me 80-120 mila dollari. Non lo so, non te lo so dire. Guardate, tu hai ricevuto, noi abbiamo ricevuto una comunicazione da parte di un'agenzia di collocamento inglese. Sì, tutto. Sì. Beh, insomma, cercavano specialisti in medicina d'emergenza urgenza, loro lo sanno perché gli ho mandato. Sì, sì, anche io gli ho mandato. Quindi in pratica le ore erano 48 alla settimana, 48 ore a settimana, specialisti in medicina d'emergenza urgenza in Italia. Hanno scritto, non possiamo più a tutte le università, comunque a molte. 48 ore a settimana, 28 giorni lavorativi, 80.000 sterline all'anno, che sono 100.000 euro, ragazzi, non male, eh? 100.000 euro sono tanto. Le inglesi hanno 30% di specialisti in biologia, mi raccontava l'altro nel Royal College, mi dicevano che il 30% degli specialisti in medicina d'emergenza va via dall'Inghilterra appena specializzato. Vanno tutti nei paesi arabi, India, Singapore, dove gli danno cifre, e quindi loro stanno cercando di recuperare. C'è un ragazzo di 30 anni, ormai in Inghilterra, un giorno che guadagna 85.000 sterline l'anno, non c'è un esame, non c'è concorso, non c'è un interesse. No, cioè, anche in Germania. Cioè, c'è una delle mie robe in Germania, mi hanno parlato 6 mesi del corso per il tedesco. E c'è un'intervista più o meno, dobbiamo conoscere un po' l'inglese, io ho parlato con questo professore, ma com'è che siete così generosi? Ah, dice, meglio gli italiani che i pakistani. Il modello che ha presentato, c'è una figura di tipo direzione sanitaria che gestisce o contribuisce nella gestione del flusso di pazienti verso i reparti? No, c'è quel supervisor, quell'infermiera supervisor interno. Io che lavoro in un piccolo pronto soccorso, se potessi avere un regalo sarebbe un arbitro della direzione sanitaria che mi aiuta nella gestione. Questo è un altro problema, se volete, è vero che supera, ce l'abbiamo tutti, quello fa quelli di border che gli americani, cioè i pazienti che tu hai assegnato alle parti che non tentano da nessuna parte ce l'hai. E sono un problema da non sottovalutare, c'è letteratura, peggiora la qualità, c'è tanto.
Però come dice Bohan, che è il direttore lì del Betis, scusate, del Brigham and Women Hospital, dice sempre, loro diciamo fuori, all'ospedale, ma non sono un problema. Dice, perché se te sei nel peggior ospedale di questo mondo, no? Cioè, mettiamo che tu lavori, mediamente facciamo 25% di ricoveri, va bene? Ci siamo? Come? Quindi se te c'hai il 25% di ricoveri dei pazienti che ti arrivano qui. Mettiamo che tu hai un ospedale con uno sfacelo, te ne lascia il 50% giù. Mi dici che il tuo pronto soccorso va in crisi perché c'hai il 12% di persone in più, vuol dire che non sai gestire il tuo pronto soccorso, perché te non puoi essere solo all'80%. Cioè, il problema sei te, non è l'ospedale. Poi non glielo dire, è l'etica e fatti riprendere, perché è giusto che quei pazienti abbiano il percorso che devono avere. Ma non per te, per i pazienti lo devi fare. Perché se quello ha bisogno di un buon chirurgo, deve andare in chirurgia. Se ha bisogno dell'internista, deve andare. Non è il nostro lavoro. Ma per il paziente devi dedicare. Ma non mi dire che ti metti in crisi il pronto soccorso perché avrà il problema se sei. Però non glielo dire. Se no te li lascio naturalmente. Italia. Questi sono i dati dell'amico Procacci, non so se qualcuno conosce. Direttore del pronto soccorso di Foggia. Va bene? Quindi si passa da Boston a Foggia. Perché è interessante secondo me questo qui? Perché sapete che la Puglia è una regione commissariata, quindi zero soldi, d'accordo? E il suo ospedale è più o meno, questa è una foto di mandato, è questo qui. Va bene? Allora no, è tantissimo rispetto agli Stati Uniti, perché agli Stati Uniti adesso vogliono... Sì, infatti, loro sono già avanti. Era molto esatto. Esatto, però sono già avanti. Ma c'è anche, scusa, mi scusa, ma c'è anche, se vedete la foto, c'è anche un certo ordine. Sì, sì, facciamo solo le strisce per terra. Davanti alla... Ma no, ci sono anche le porte più o meno se si esce a indagare, sono le strisce con lui. Poi sì, quelle coperte, tutte esatto. Dello stesso modo. Esatto. No, poi c'è cartelli, vedi che dicono cosa deve essere fatto, vedi? Ognuno ha le sue, ha la terapia scritta, insomma, no, si riesce a abbastanza ordinato. Quindi lui aveva, diciamo, questi sono come dati della letteratura che vi dicevo, d'accordo? Sapete tutti, è cambiato la medicina d'urgenza in questi anni, è cambiata da far paura fuori e dentro, diciamo, il 118, questa è l'unica cosa forse che il calcio ci ha portato, sapete, no? La legge del 92 su 118 è stata fatta per il mondiale di calcio, se non ancora più sapeva. Non ci sarebbe avuto, diciamo, un sistema dell'emergenza d'Italia, quindi diciamo, perlomeno una ricaduta positiva l'abbiamo avuta, e poi diciamo, siamo passati dal modello plurispecialistico in cui in pronto soccorso, no? A turno, oppure diciamo non a turno, arrivavano tutti gli specialisti, alla figura di un medico dell'emergenza che ha le consulenze, ma è lui che si gestisce il tutto. Questo era un po' il loro sistema, che è un po' il sistema di tutti, il triage, l'attesa dei cosi, i protocolli di triage, l'attesa dei gialli. Credo che inutile stare a perdere molto tempo, e l'hanno un po' rivisto con una situazione un pochino più organizzata. Cioè loro fondamentalmente, come vedete, hanno creato questo triage, che è un triage medico-infermieristico. Ma non nel senso del medico che fa, che vede i pazienti al triage, ma che gestisce, diciamo, i flussi. Foggia. Questo è Foggia, quello hanno fatto a Foggia. Vabbè, ci sono varie soluzioni, lo sapete, ve l'ho fatto vedere, le varie, il triage del tutto, il fast track che ha usato il CNT. Cioè, loro si sono, hanno fatto un front office del triage, un'area rossa con anche la subintensiva, l'area gialla, hanno avuto loro una, questa è una cosa che noi non abbiamo in Toscana, non so da voi, hanno coinvolto la medicina territoriale per quanto riguarda in alcune ore della giornata i codici verdi e bianchi, ma anche alcuni dei verdi,
è una soluzione che in Puglia hanno trovato, sapete, ognuno poi si organizza totalmente. Vabbè, poi c'è la diagnostica, la radiologia, questo. Vabbè, qui ci sono tutte le varie, diciamo, specialistiche che ruotano intorno al pronto soccorso. Questo, vi dicevo, erano i vari cose che trovate, e loro hanno deciso di puntare molto su questa integrazione medico-infermieristica. E si sono basati su un modello matematico che è interessante, perché se non altro non dico che sia la soluzione anche questo per le altre, ma permette finalmente di migliorare qualcosa, che è un altro problema. Cioè loro si sono rifatti a questo lavoro di un diciamo esperto di management, per cui se voi prendete la qualità del servizio riguardo all'afflusso di utenti, l'efficienza aumenta via via che c'è più gente. Cioè, se voi avete un grande ufficio con la gente e poi nessuno va, chiaramente l'efficienza è bassissima, no? Via via che aumenta il numero delle persone, l'efficienza aumenta a condizioni che voi avete risorse proporzionali all'afflusso, cioè più gente arriva, più gente ci metto, e diciamo però l'efficienza del sistema è già dei grandi numeri, no? Una ditta che fa tanti pezzi, alla fine il singolo pezzo viene a costare meno che se devi fare un pezzo solo, purché tu mantenga ovviamente una proporzionalità. Nei sistemi nostri a risorse limitate, la Puglia era a risorse bloccate, perché quello era e quello dovevano fare, i sistemi normalmente si comportano in questo modo. Se ci va poca gente, ovviamente c'è una inadeguatezza del sistema, avete un'ottimizzazione, ma se poi si aumenta sul flusso degli utenti, si fa l'overcrowding. Cioè le risorse sono sempre quelle, se me ne arriva a 10 milioni e non ce la può. D'accordo? Questa formula, che è una parabola, in realtà ha due coefficienti, questo che è quello dell'overcrowd, cioè quando va in crisi il sistema, e questo è quello dell'efficienza. Vedete che la x è di qua al quadrato, quindi se spostate componenti di b di qua, valgono il doppio. D'accordo? E questo è quello che loro hanno fatto. Questi erano i loro dati, dal 2006 al 2012, vedete, hanno più o meno 75.000 accessi. D'accordo? Il numero dei ricoverati in osservazione breve, questi sono i numeri di ricoveri in medicina subintensiva, l'hanno aperta nel 2008, quando hanno cominciato a fare anche codici, d'accordo? Più o meno codici rossi sono sempre rimasti uguali, sono aumentati gialli, diciamo un problema anche di probabilmente di codificazione. Questi, vedete, sono i numeri dei ricoveri sulle persone che arrivano, più o meno 25-26%. 6% dei rossi. Sì. Sì, sì, loro, perché loro sono un punto di riferimento di vari ospedali su Foggia. Hanno una fanno quasi cioè prendono, mi diceva, anche parte della Basilicata che arriva da loro addirittura, perché è una zona specialmente per i traumi. Questi sono le dotazioni, diciamo, risorse umane. Sapete, la Simeo ha pubblicato insieme alla Fimeo degli standard in base a quali si può calcolare quanti medici e infermieri ci dovrebbero essere. Allora, considerando 75.000 accessi, in base a questi, diciamo, parametri nazionali, voi dovreste avere 32 medici, 54 infermieri e 20 tra OTA, OS, non so come li chiamate, penso uguale, OS. La situazione di Vito Brogacci era che aveva 25 medici, 44 infermieri e 16 OS, e questo se li doveva tenere, d'accordo? Per andare, che la prima cosa sarebbe, vado all'amministrazione e dico, guarda, questi sono gli standard nazionali, mi ci vuole questa gente? Non secondo, bene? Il risultato è, questi c'hai e questi ti tieni. Quindi è andato a vedere come fare su questi tre punti, cioè tre assi, diciamo, di Donna Media, che sono le risorse, i processi e gli esiti. E qui c'è un lavoro, se volete, un pochino anche debole, ma non c'è un'altra soluzione. Cioè, si sono messi a tavolino e hanno deciso, tra medici e infermieri, quello che era il peso delle varie persone. Per cui hanno accettato che un medico pesava 4, un infermiere pesava 2, un OTA pesava 1.
per quella che era, diciamo, la capacità di gestione e di produzione del sistema. Quindi se voi, sbagliato, vi ricordate quell'A e quel B, l'A era 1 meno la gente che c'è, il B è la gente che c'è, quindi avete i medici per 4, gli infermieri per 2, più l'OS e di pa umane. E questo vi calcolate quei due parametri. Vi lascio stare la stessa cosa per la qualità dei processi, cioè il numero di procedure diagnostiche o terapeutiche eseguite all'ingresso, il numero di percorsi di fast track attivati. Cioè, hanno trovato una serie di numero di NIV, per esempio, vedete, fatte, il numero di ricoveri in medicina subintensiva, il numero di ecografie eseguite. Cioè, hanno concordato una serie di indicatori che potevano far misurare quello che si stava facendo. E questo di risultati, quindi la mortalità ovviamente, la percentuale di mesi ritornati entro 48 ore, la percentuale dei codici bianchi di mesi sul totale dei codici bianchi e via per gli altri codici, cioè anche qui una serie di outcome. E hanno preso allora, hanno detto facciamo questa curva malefica. Questa è la curva se ci mettiamo dentro gli standard della Simeo. D'accordo? Viene fuori questa curva, non vuol dire nulla il numero, viene questa. Se ci mette dentro quelle che aveva lui, i 25 medici, 16 OTE, 44 infermieri, gli veniva questa curva qui. Che vedete bene, questa è la curva per 75.000 persone, secondo gli standard, e questa è quella che hanno loro. Questa qui, graficamente, è l'overcrowd. Cioè, loro raggiungano qui, dovrebbero raggiungere qui l'ottimizzazione della curva per 75.000 persone, ma loro sono qua. Cioè, se andate a calcolarli, vi ritrovate che ci sono circa 15.000 pazienti l'anno o 42 pazienti al giorno in più di quello che uno potrebbe gestire con le risorse che ha. Quindi il fatto che ci fosse l'overcrowding era ovvio. Questo è. Allora, c'è una curva che ti dimostra che l'overcrowding ce l'hai, e eccola lì, la puoi misurare rispetto a degli standard nazionali, ma c'hai anche quelli c'hai di persone e quelle ti tieni. Allora devi giocare su quei due parametri, che uno è al quadrato. Quindi spostare della gente da quel B, che vale per uno, verso l'A, che vale al quadrato. E quindi hanno ristrutturato il pronto soccorso. Questi erano i calcoli passando, d'accordo? E hanno ristrutturato il pronto soccorso loro, quindi facendo, spostando un medico sul triage e facendo quindi una pre-gestione dei pazienti sul triage. Quindi hanno fatto questo nucleo assistenziale avanzato. Dietro a questo ci sono la shock room, la medicina d'urgenza e la subintensiva da una parte, l'osservazione breve, l'intermediate care qui, la diagnostica e l'area dei codici bianchi e verdi che avete visto, aveva anche una compartecipazione diurna dei medici. In questo modo loro hanno una parte dei pazienti che riescono a non far nemmeno entrare in pronto soccorso, sul fast track. E questi sono i risultati dei primi 12 mesi del loro lavoro. I media di afferenti, vedete, è la stessa. I codici più o meno hanno aumentato un pochino, i rossi sono ancora un pochino più aumentati, ma insomma non significativamente, hanno avuto un pochino più tra verdi più bianchi. Il numero di ricoveri addirittura è diminuito, perché uno dei rischi era che avrebbero ricoverato più persone. La mortalità non è cambiata. Le proteste all'URP da 24 in un anno sono andate a zero. E perché sono andate a zero lo vedete da questi numeri qui. Perché i codici gialli che prima aspettavano 145 sono andati a 55 minuti e conseguentemente gli altri. Quindi, siccome tanto la gente le dia fondamentalmente perché la fai aspettare più che per la qualità dell'assistenza, sa, la gente ha detto ma qui è un altro mondo. Quindi da Boston si passa alla realtà, diciamo, fonda,
risorse zero, perché questo l'ha dovuto fare a risorse zero, non c'ha avuto un medico e un infermiere in più, i pazienti sono gli stessi numeri, ma ristrutturando quello che aveva in l'ospedale, che era rimasto lo stesso, cioè non gli pigliava pazienti prima, non gli ho fino a prendere, non è che dietro lo ha potuto far cambiare l'ospedale. Ma lavorando, si ritorna a una delle prime diapositive, in quello che possiamo fare noi, si può fare la differenza. Questo è un esempio che a me piace perché è un esempio misurabile. Al di là dell'outcome poi dei risultati di tempo, ma è un modello che in qualche modo ti permette di fare delle previsioni. Quindi dire se sposto questo, quella curva mi si avvicina o no a quella che è la mia esigenza. Poi da provare sul campo, perché l'idea è anche da provare che magari funziona per 3 anni, poi cambia la patologia, cambia, questo succede anche, e quindi ti devi riadattare, cambia l'ospedale dietro di te, magari ti chiudono l'ospedale che c'hai vicino e che fino a quel momento noi avevamo ancora, per esempio, il nuovo ospedale di Prato, nuovo, bellissimo, non hanno fatto l'isolamento, si sono dimenticati, per cui abbiamo tutti i pazienti da isolare che arrivano a Careggi. Chiaramente, voi capite, mi è toccato mettere una stanza di isolamento a me, perché le malattie infettive che da me assorbiva gli isolamenti, se deve prendere anche tutti quelli di Prato, non ce la fa. Allora, dice, lo prevede, come fa a sapere che quelli accanto fanno l'ospedale nuovo e si dimenticano di fare le malattie infettive di isolamento? Però ci dimenticati? Sì, hanno fatto. Succede, però la faranno. Però tanto questi miei colleghi, quindi è chiaro che ti devi adattare, però questo è. Vabbè, quindi bisogna anche pensare a informarsi insieme tra medici e infermieri. Questi, per finire, sono le persone che bisogna ringraziare perché questi mi hanno dato i dati e permesso di cosare. Questa appunto è la mia caposala e il medico, avete visto, uno dei 5 che è andato là, e questo è Kevin Ban, che è un medico invece del Belize, che è stato da noi un po' di anni, che ha scusato un'italiana, e il mondo è piccino, che diciamo era lì che gli faceva un po' da traduttore quando sono stati a posto. E quindi diciamo ringraziamo fortemente anche Kevin. Quindi